Abbiamo recentemente posto sul banco di prova il tanto atteso Soul Hackers 2, che arriverà su PC e console il prossimo 26 agosto. Pur essendo il sequel di quel Devil Summoner Soul Hackers che nel 1997 fece la gioia dei possessori di Sega Saturn e attualmente reperibile su Nintendo 3DS, il nuovo titolo non richiede particolari conoscenze pregresse circa la saga e pertanto può essere affrontato anche da solo. Prima di proseguire, come sempre, vi suggeriamo di iscrivervi al canale per non perdere nessun video di EveryEye.it. Sul versante narrativo, il mondo è prossimo alla rovina. Nonostante gli sforzi della Yatagarasu, un gruppo sovranazionale con sede in Giappone che per anni si è prodigato dietro le quinte per proteggere l'umanità dalle minacce sovrannaturali, i membri della cosiddetta cerchia demoniaca si accingono ormai a evocare sulla Terra un essere che compare a cicli prefissati, lasciandosi dietro morte e distruzione. Essendo il culmine di tutte le tecnologie sviluppate dall'uomo, una nuova forma di vita nata nella rete della Terra ha però utilizzato il proprio potere computazionale per elaborare previsioni estremamente precise ed evitare con ogni mezzo il catastrofico evento alle porte. Al fine di scongiurare l'imminente disastro, Ion, che di solito si limita a osservare la società umana senza mai intervenire, ha infatti donato una forma materiale alle sue agenti Ringu e Fig, affinché possano addentrarsi per le strade di una metropoli dalle tinte cyberpunk e proteggere degli individui necessari alla sopravvivenza della vita sulla Terra. Benché Soul Hackers 2 affronti temi abbastanza triti e ritriti, l'intreccio dai toni drammatici e maturi ha saputo coinvolgerci ben oltre le nostre previsioni, anche grazie a una scrittura di altissimo livello e al coinvolgimento di un cast magistralmente caratterizzato. Cupo e brutale, lo spin-off racconta un'epopea traboccante di dolorosi colpi di scena e sequenze di violenza che per tutta la durata della campagna si assicurano di tenere sempre alta la curiosità del giocatore, arrivando a toccarne le corde emotive. Con una longevità di 40 ore circa, a seconda del tempo dedicato ai meno stimolanti contenuti opzionali, Soul Hackers 2 è insomma un titolo capace di tenerci incollati allo schermo. Sul piano ludico il sistema di combattimento, rigorosamente a turni, è mutuato dai più recenti episodi di Persona e Shin Megami Tensei, seppur con qualche interessante innesto. Il rodato Press Turn System suddivide in cicli ben distinti le fasi di azione degli alleati e dei loro avversari. Diversamente da quanto accade in genere nei JRPG, durante il proprio turno il giocatore è infatti chiamato a impartire ordini a tutti e quattro i combattenti in campo, il che costringe i nemici a entrare in azione solo dopo aver subito l'offensiva dell'intero party. È una peculiarità che valorizza l'adozione di strategie articolate, finalizzate a sfruttare i punti deboli della controparte. I demoni affrontati presentano anche stavolta delle resistenze e debolezze elementali che determinano l'efficacia degli assalti. Suddivise in svariate categorie, centinaia di creature ispirate a miti e leggende possono avvalersi delle proprietà del fuoco o del fulmine, assorbire gli incantesimi di ghiaccio o risultare del tutto immuni agli attacchi fisici. Studiare e servirsi a proprio vantaggio delle caratteristiche dei singoli è quindi la chiave per massimizzarne i danni inflitti, risparmiare preziosi punti magia e conseguire la vittoria, anche perché le difese dei nostri evocatori di demoni funzionano allo stesso modo. Stipulando contratti con esseri sempre più potenti e talvolta grotteschi, i protagonisti hanno la facoltà di equipaggiare letteralmente i demoni reclutati, acquisendone temporaneamente le abilità, le resistenze e persino i punti deboli. Tenendo presente che un evocatore può vincolarsi ad un solo demone per volta, durante la composizione delle coppie è dunque imperativo assicurarsi che i quattro componenti della banda abbiano sempre accesso ad almeno un'abilità di ciascuna categoria, in modo tale da poter sfruttare qualsiasi debolezza. A questo proposito occorre precisare che i demoni colpiti sul punto debole non perdono un turno come accade ad esempio nei più recenti Persona o in Shin Megami Tensei 5, ma al contrario il team di eroi vede accrescere di uno o più unità un valore numerico che a fine turno si traduce in uno speciale attacco extra. Chiamata Sabbath e resa in italiano Contregenda, questa meccanica prevede infatti che un demone della squadra si materializzi sul campo di battaglia ad ogni debolezza martellata, per poi lanciarsi in uno spettacolare attacco di gruppo nella fase che precede il turno dei nemici. A ragion veduta, non è affatto esagerato asserire che i turni servano per lo più a incrementare il più possibile la combo della tregenda e schiacciare la fazione avversaria con un micidiale attacco all'unisono. È senza ombra di dubbio la novità più sfiziosa di Soul Hackers 2, nonché lo strumento ideale per chiudere uno scontro con un solo turno e demolire agevolmente gli oppositori più coriacei. I titoli di casa Atlus sono sempre stati caratterizzati da un livello di difficoltà sopra la media. Tuttavia negli ultimi tempi lo sviluppatore giapponese si è prodigato per fornire anche ai neofiti gli strumenti necessari per adattare l'esperienza alle proprie necessità. Nel caso specifico di Soul Hackers 2, va detto che il prodotto include infatti un selettore di difficoltà che semplifica le battaglie e viceversa.
Se la modalità normale è consigliata agli appassionati del genere, i giocatori al loro primo rodeo potrebbero trovare un valido alleato nella modalità facile, anche perché giocare a difficoltà ridotta non preclude l'accesso ad alcun contenuto del pacchetto. Chiunque sia infine alla ricerca di sfide proibitive potrà invece ripiegare sul DLC gratuito che, subito dopo il lancio del prodotto, garantirà l'accesso all'opzione Very Hard, che, come suggerito dal nome, complicherà non poco l'esistenza degli evocatori. Va specificato in ogni caso che in Soul Hackers 2 non è possibile cambiare le armi in dotazione, ma saremo comunque liberi di potenziarle continuamente. Raccogliendo il denaro e i materiali lasciati cadere dai demoni sconfitti, potremo sbloccare sempre nuove migliorie, che di volta in volta aumenteranno i parametri, le probabilità di mandare a segno un colpo critico e così via. Soul Hackers 2 prevede uno spropositato quantitativo di power-up per ogni singolo strumento di morte, il che garantisce un profondo e soddisfacente livello di personalizzazione. Tra gli oltre 50 miglioramenti, ve ne sono alcuni in particolare che consentono l'accesso alle abilità del comandante, ossia delle tecniche che durante le battaglie offrono una vasta gamma di effetti vantaggiosi. Attivabili dopo un determinato numero di turni, queste permettono ad esempio di cambiare il demone equipaggiato da un alleato, ripristinare leggermente i punti vita della banda o magari restringere l'obiettivo della tregenda a un solo nemico, affinché lo sventurato bersaglio selezionato dal giocatore subisca molti più danni del normale. Sebbene il titolo sia sprovvisto di un sistema di social link sul modello di Persona 5, lo spin-off non è comunque privo di brevi eventi sociali che approfondiscono la comprensione reciproca tra gli alleati e incrementano l'affiatamento con Ringo. Benché la trama di Soul Hackers 2 possa essere completata senza prestare particolare attenzione a questo singolare valore, la meccanica dell'affiatamento contribuisce alla personalizzazione del party, già che dà accesso a uno speciale luogo in cui i componenti del party possono apprendere le abilità evocatore. Ricreazione simbolica della mente, il Matrix dell'anima è un labirinto sotterraneo che, se esplorato, consente di visionare i ricordi più importanti degli alleati e rafforzare il legame. Poiché il rinnovo dell'equipaggiamento e la fusione dei demoni comportano un ingente dispendio di denaro, Atrus ha preparato una carrellata di missioni secondarie che, se completate, premiano gli sforzi del giocatore con sommette interessanti. Trattandosi comunque di fetch quest per giunta slegate dalla vicenda principale, le richieste dei personaggi ci sono parse piuttosto noiose, tant'è che durante la nostra prova abbiamo racimolato la pecunia necessaria ai vari investimenti setacciando in lungo e in largo il Matrix dell'anima. A questo proposito, una novità chiamata ricognizione demoniaca ci permette di mandare in avanscoperta i demoni del team ogni qualvolta il gruppo entra in un labirinto, affinché questi trovino ingenti somme di denaro, materiali rari e gli oggetti richiesti per completare le missioni secondarie. Se ci dichiariamo assolutamente soddisfatti della narrazione e del gameplay di Soul Hackers 2, lo stesso non si può dire per le sue performance tecniche e per la direzione artistica. Sviluppato col motore grafico Unity, lo spin-off appare un tantino datato persino per gli standard della scorsa generazione, tant'è che i suoi modelli poligonali prestano spesso il fianco a spigoli e texture di bassa definizione. Nel complesso i modelli non rendono insomma giustizia ai meravigliosi artwork realizzati dal fenomenale Shirou Miwa, che in passato aveva già curato il character design dei titoli appartenenti al franchise di Seven Dragon. Nutriamo qualche riserva anche sulla resa delle ambientazioni e in particolare sui dungeon, che rispetto ai meravigliosi palazzi di Persona 5 paiono davvero poco ispirati. Semplici e troppo simili tra loro, questi non sono altro che blandi corridoi interminabili, dove le texture vengono riutilizzate di continuo. Abbiamo condotto i nostri test su PlayStation 5, dove Soul Hackers presenta due opzioni grafiche, le quali prediligono rispettivamente la risoluzione nativa in 4K o il framerate a 60 fps. Sono però i tempi di caricamento ad averci lasciato un certo malcontento, dal momento che l'azione si interrompe per diversi secondi ogni volta che ci spostiamo da una zona all'altra o comunque raggiunge un diverso piano della struttura esplorata. Nulla da eccepire invece sull'accompagnamento musicale realizzato dallo studio di produzione Monaca, che ancora una volta ci ha regalato una colonna sonora vivace, e sulla localizzazione dei testi in italiano, a nostro avviso scorrevole e precisa. In chiusura, Atrus è riuscita a sorprenderci un'altra volta. Attingendo a un sistema ibrido tra Shin Megami Tensei e Persona, lo studio ha confezionato un'esperienza ruolistica articolata e galvanizzante, che nulla ha da invidiare ai migliori JRPG degli ultimi anni. Per il rovescio della medaglia, la natura cross-gen e una direzione artistica disorganica hanno impedito al prodotto di puntare all'eccellenza. In definitiva, Soul Hackers 2 potrà non essere il nuovo Persona 5, ma va comunque più che bene così.